Ecco, la parte finale della nostra messa a punto all'americana, con il metodo della salita e della discesa, tirando tutte le frecce impennate a 10 yard, quindi a circa 9 metri di distanza. Cosa dovremmo fare? Molto semplicemente, dovremmo avere almeno 9 frecce perché indicheranno lo string, quindi lo string walking, che andrà a salire, sempre a salire. Partiremo dai 5 metri e faremo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 metri. Ovviamente non tireremo a queste distanze, tireremo sempre a 9 metri, a 10 yard, ma varieremo lo string, quindi partiremo con lo string dei 5 metri, 10 metri, 15 metri, 20 metri, 25 metri, 30 metri, 35 metri, 40 metri e 45 metri, ok? Che sono le distanze più utilizzate. Mireremo sempre nel punto più basso, ci faremo questo, non abbiamo fatto altro che prendere un cartone, ho fatto una striscia di 4 cm, questa è una striscia di 4 cm e questo è un centro a cui mirare tutte le frecce. Tutte le frecce le dobbiamo mirare qua, da 9 metri, e variamo solamente lo string. Quindi cominceremo a tirare mirando qua a 5 metri, poi continueremo mirando qua a 10 metri, mirando qua a 15 metri, mirando qua a 20 metri e così via, fino a 45 metri. Quindi sempre mirando qua, varieremo solamente lo string. E vedremo la freccia come si comporterà. Ovviamente la freccia salirà sempre di più perché ovviamente grazie allo string che salirà l'arco ruoterà verso l'alto e quindi le frecce, cosa dovremmo stabilire? Se lo spine e il punto d'incocco sono a posto, sono ottimizzati, le frecce dovranno rimanere in questo spazio di 4 cm. Se ci saranno delle variazioni andremo a verificare. Ovviamente questa è un'attività che va fatta 2-3 volte, per essere sicuri di averla fatta in modo adeguato. Ok, proviamo. Proviamo con lo string dei 5 metri, 10 metri, 15 metri, 20 metri, 25 metri, 30 metri, 35 metri, 40 metri, 45 metri, sempre mirando qua. Da 9 metri, 10 yard. Ora 10 metri. Trenta metri.
35 metri. Diciamo che è ottimale. È ottimale perché diciamo che le variazioni sono più o meno identiche. Io non ho ancora fatto una perfetta sistemazione del mio string, quindi non sono effettivamente sicuro di quello che io sono salito solamente di una cucitura ogni 5 metri, una cucitura è qualcosa di 5 metri, però quello che è importante è che tutte le frecce da 5 a 45 metri, quindi tutte le frecce in stringhe, sono all'interno di questa fascia di 4 cm. In questo caso qua diciamo che la messa a punto è ottimizzata. Ottimizzata con appunto di cocco, con pressione della molla, quindi con la regolazione del bottone e ovviamente con lo spaglio della freccia. Ci potrebbe essere ancora qualche piccola variazione sul campo. Noi adesso andremo a tirare facendo i mirini, i cosiddetti mirini, andremo a tirare al campo e vedremo da 5 a 50 metri che non ci siano degli spostamenti. Ovviamente se riscontreremo da 5 a 50 metri degli spostamenti a destra e a sinistra, come al solito, col vecchio metodo, dovremo lavorare anche col center shot per trovare il compromesso più adeguato, ricordandoci sempre che alle lunghe distanze si deve muovere leggermente il center shot e alle corte distanze un po' meno. Quindi dobbiamo vedere come ottimizzare pressione della molla e center shot per ottenere il perfetto risultato. Sempre ovviamente se non abbiamo la freccia troppo scostata dall'occhio. Ricordiamoci che la freccia deve stare sulla linea dell'occhio, dobbiamo avere sempre la freccia sulla linea dell'occhio, se no potremmo avere degli incroci sul tiro e non avremo mai la sicurezza di avere le frecce a 5 a 50 metri sulla stessa linea. Detto questo, provate, sperimentate, sempre sperimentare perché i nostri stili, i nostri rilasci, tutto quello che riguarda il bow non è come l'arco olimpico, è sempre molto molto diverso e dobbiamo sempre sperimentare. Non preoccupatevi se avete un punto di cocco più alto del normale, non preoccupatevi se avete un punto di cocco basso, non preoccupatevi se il center shot è al contrario di cosa i sacri testi, la sacra Bibbia lo stabilisce. Quello che importa è che abbiamo delle rosate che funzionano, tutto qua. E con questo metodo, anche in piccolissimi spazi, potete cominciare a fare una messa a punto in modo ottimale. Se riuscite ad avere questi risultati, penso che non ci sono problemi poi per fare dei bei punti in gara. Qualsiasi problema, scrivetemi. Iscrivetevi al canale e io rispondo sempre a tutti, senza nessun problema, sia in bene che in male. Grazie a tutti.